il pensiero psicopatologico presenti così tante discordanze e così tante contraddizioni nei diversi sistemi, nelle sue diverse formulazioni, così come si è presentato a partire dalla fine del secolo XIX, quando con la concezione dell'entità nosografica introdotta dal Kraepelin si è voluta equiparare la psicopatologia e la psichiatria alla dignità delle scienze naturali. Si è voluto pensare che introducendo questa metodologia delle scienze naturali anche la psicopatologia e la psichiatria avrebbero assunto una loro dignità scientifica. La difficoltà di questo assunto risiedeva nel fatto che il fatto psichico ha delle caratteristiche di soggettività, ovviamente senza le quali decade dalla sua natura psichica. Noi possiamo anche isolare determinate esperienze psichiche, obiettivarle, ricondurle ai loro antecedenti fisiologici, però una volta che abbiamo operato in questo senso, che abbiamo fatto questa riduzione dell'esperienza psichica alla dimensione fisica, noi non abbiamo più ciò che caratterizza il fatto psichico, cioè la sua soggettività. In genere accade che l'essere psichico, l'esperienza psichica così ridotta ad un fatto oggettivo, porti ad una visione automatizzata delle manifestazioni psichiche e porti ad una visione meccanica dell'uomo. L'uomo viene visto soltanto nelle sue componenti corporee, nelle sue manifestazioni fisiche, meccaniche, e queste manifestazioni non sono valutate dal punto di vista espressivo come manifestazioni di esperienze interiori, di sentimenti, ma vengono valutate più che altro come attività prestazionali, cioè funzioni di adattamento all'ambiente esterno. E quindi l'uomo praticamente diventa una sorta di automatismo, una sorta di macchina, e come tale viene considerato, studiato, eventualmente corretto se le funzioni non sono adeguate alle diverse situazioni e alle diverse necessità dell'adattamento all'ambiente. E tutto questo, abbiamo visto, vale non soltanto per la psicopatologia, ma anche per la psicologia in generale, la teoria della personalità, eccetera. Ora, il proposito che si è posta alla psicopatologia è inizialmente quella di verificare se eventualmente le manifestazioni psichiche potevano essere un indice per individuare determinate malattie del sistema nervoso. Noi sappiamo che chi soffre di disturbi psichici può presentare le più diverse alterazioni della propria esperienza, può presentare ansietà, depressione, tristezza, euforia per quanto riguarda le esperienze emotive, può presentare una alterata interpretazione della realtà, può soffrire di allucinazioni, può sviluppare dei deliri, può trovarsi in un atteggiamento di rifiuto nel rapporto con la realtà, chiudersi in se stesso, assumere atteggiamenti autistici. Quindi i più diversi atteggiamenti emotivi, le più disparate alterazioni dell'ideazione, del pensiero, e le più diversi disturbi del comportamento, degli atteggiamenti verso gli altri, verso se stesso, si possono presentare in queste condizioni. Soltanto che dovendosi sviluppare una teoria delle alterazioni psichiche, cioè una teoria della psicopatologia, ci si è considerati questo del sistema nervoso. E noi sappiamo che nell'antichità addirittura si pensava che queste alterazioni potessero dipendere da manifestazioni dipendenti da demoni
o divinità che potevano impossessarsi dell'anima dell'individuo e indurla appunto a comportamenti alienati che ne dipendevano dall'influsso dei demoni o delle divinità negative che si erano impossessati dell'animo del paziente. Ora, ovviamente queste impostazioni dell'antichità non venivano neanche prese nella minima considerazione con la nascita della psicopatologia scientifica, anzi si cercava di abolire ogni implicazione di carattere propriamente psicologico per la spiegazione causale di queste alterazioni, di queste manifestazioni presentate dal paziente psichico. Quindi il tipico metodo che è stato introdotto per dare una spiegazione scientifica a queste manifestazioni è stata quella dell'entità nosografica. Ecco, l'entità nosografica si è partiti dal presupposto che tutte le manifestazioni psichiche dovevano essere ricondotte ad una malattia cerebrale, e quindi erano queste malattie che dovevano essere individuate, dovevano essere messe in evidenza, e ci si chiedeva in che misura i fatti psichici potevano guidarci per svelare, per mettere in evidenza queste malattie. E quindi da questo punto di vista si è creata sin dagli inizi una contrapposizione tra un'impostazione che poteva soddisfare le esigenze scientifiche, ma che in pratica poi veniva a ridurre l'individuo ad un fatto puramente meccanico, puramente biologico, e un'altra impostazione che dava riteneva si dovesse dare importanza a quello che era l'aspetto interiore della personalità, la sua situazione conflittuale, i suoi contrasti con l'ambiente, le antinomie che si presentavano sul piano emotivo, i problemi che si presentavano sul piano sociale. E quindi, come abbiamo visto, il fatto psichico può essere variamente interpretato sia nelle sue manifestazioni normali sia nelle sue manifestazioni di carattere patologico. Ma patologico il comportamento veniva considerato, secondo questa prospettiva clinica, in quanto era sostenuto, era provocato, era causato da una malattia mentale, per cui da una malattia neurologica. Per cui sia da un lato la malattia neurologica provocava il disturbo psichico e rivelava se stessa attraverso il disturbo psichico, e dall'altro lato il disturbo psichico che provocava sofferenza e problemi di adattamento al paziente era il segno, poteva essere utilizzato come segno della malattia mentale, della malattia neurologica sottostante, della malattia del substrato neurologico. E seguendo le linee della medicina generale e della medicina biologica, l'ideale sarebbe stato di trovare per ogni malattia riconosciuta presente nel sistema nervoso dei sintomi specifici che potessero rivelare la specificità della malattia sottostante. Se per esempio si trattava di un delirio, per esempio di carattere euforico, di carattere caratterizzato dall'esaltazione psichica, da idee di grandezza, eccetera, si poteva chiedere se questo delirio poteva essere posto in riferimento con qualche malattia che avesse un carattere di specificità,
E questa condizione è stata, si è creduto di poterla riscontrare in una malattia luetica del sistema nervoso, nella paralisi progressiva e una meningoencefalite luetica, e che derivava da un agente eziologico specifico che era il treponema pallido. Ora, in questo caso si poteva parlare di entità nosografica, in quanto si riconosceva un agente eziologico specifico o un'alterazione anatomopatologica specifica, e si otteneva una, come risultato sul piano clinico, la manifestazione di un delirio di grandezza, un delirio di esaltazione, un delirio espansivo, che dipendeva dall'alterazione anatomopatologica. Questa è stata l'impostazione di base della psicopatologia clinica classica crepelliniana. Bisognava arrivare a inquadrare ogni manifestazione psichica, a inquadrare ogni complesso di sintomi di una sindrome psichica, in modo da riconoscere dei caratteri tipici che avrebbero dovuto guidarci nell'individuazione di un'alterazione neurologica, neurobiologica. Questa aspirazione però ha trovato delle limitazioni immediatamente, sia tra quelli che erano i sostenitori dell'entità nosografica e che avrebbero voluto il più possibile applicare questo schema interpretativo, e sia tra quelli che a un certo momento hanno pensato che questo schema dell'entità nosografica dovesse essere abbandonato, sostituito da qualcos'altro, cioè l'entità nosografica in effetti presentava dei problemi dal punto di vista clinico ben differenti. Innanzitutto si poteva verificare come quadri clinici che potevano essere tra loro molto simili, per esempio il delirio espansivo, oppure un delirio depressivo, oppure uno stato confusionale, potevano dipendere da diverse malattie del cervello. Cioè, non è detto che un delirio espansivo debba dipendere necessariamente da una paralisi progressiva, può dipendere da molte altre tipi di malattie cerebrali, oppure può essere in relazione con la malattia ciclotimica, cioè con la psicosi maniaco-depressiva. Il problema della diagnostica differenziale si presenta in primo piano, perché non è possibile, in base ai semplici fatti di osservazione sul piano clinico, in base ai semplici sintomi, fare una diagnosi certa di una malattia specifica corrispondente ad un quadro sindromico tipico. Quindi la sindrome è una cosa, la malattia cerebrale è un'altra. Possono a sindromi uguali, come quella del delirio maniacale, possono corrispondere quadri anatomopatologici differenti, e nello stesso tempo ad uno stesso quadro anatomopatologico, come può essere quello appunto della paralisi progressiva, possono corrispondere a quadri clinici assai diversi. Quindi non è detto che una paralisi progressiva dia necessariamente sempre questo quadro specifico del delirio maniacale, perché può dare dei quadri depressivi, può dare dei quadri astenici, dei quadri ipocondriaci, quindi tutti questi quadri vanno poi interpretati. Si tratta di vedere se corrispondono ad una alterazione anatomopatologica, oppure
come spesso accade, esistono anche dei quadri clinici ai quali non fa riscontro una conclamata, chiara, evidente alterazione anatomopatologica, e questi sono i quadri che sono definiti abitualmente psicopatici o nevrotici. Quindi si è presentato sin dall'inizio una discrepanza tra quello che è l'aspetto esteriore che presentano i quadri clinici e quelli che possono essere i problemi invece della causa di questi quadri clinici. Qual è la causa? Può essere sì una malattia cerebrale, ma quale malattia cerebrale? E in che modo si può fare la diagnosi di questa malattia cerebrale? In pratica succede per lo più che la diagnosi non venga fatta in base ai sintomi di carattere psichico, ma viene fatta in base ad esami di laboratorio e in base ai sintomi della semeiotica neurologica, come appunto nella paralisi progressiva. La diagnosi più sicura viene fatta attraverso gli esami di laboratorio, la reazione di Wasserman, attraverso i segni clinici patognomonici della neurologia, che sono il riflesso di Argel Robertson. Ma queste sono soltanto delle idee generali per dare un'idea delle difficoltà in cui si è trovata la psichiatria, la psicopatologia dell'età moderna, che ha voluto appunto seguire la strada della medicina generale e ha trovato dei riscontri importanti, perché esistono le psicosi organiche, esistono delle condizioni di alterazione psichica che dipendono sicuramente da malattie organiche acute e croniche, ma ci sono anche dei disturbi psichici, spesso importanti, spesso imponenti, che non hanno un loro riscontro sul piano anatomopatologico. E allora da queste difficoltà sono nati tutta una serie di interrogativi che hanno portato ad una concezione, ad una visione funzionalistica della psichiatria e della psicopatologia. E dunque vediamo allora qui, ecco la questa. Sì. Magari puoi chiudere la luce. La classificazione di Bonelli. La classificazione delle malattie mentali ha avuto nel passato, nella letteratura psichiatrica, uno sviluppo che ha portato i profani a credere che tutta la discussione avesse per scopo di trovare delle denominazioni per quanto è possibile esatte dei disturbi di mente. In generale presentazione piuttosto superficiale della psicopatologia e della psichiatria ha pensato che fosse sufficiente descrivere i quadri clinici, indicarne le caratteristiche tipiche e in base a questi quadri clinici, denominati sindromi, e si potesse arrivare anche ad una definizione delle cause, delle cause organiche, delle cause neurologiche, che appunto dovevano essere corrispondenti a questi sintomi. In realtà questa discussione mirava invece a far vedere, sotto punti di vista comuni, non dei quadri morbosi casualmente simili, ma dei processi morbosi che veramente avessero affinità, allo scopo di far risaltare le loro proprietà essenziali. Cioè, la sindrome non è necessaria a caratterizzare la malattia mentale. Perché ci sia una vera malattia, occorre che questa sindrome sia messa in correlazione con le alterazioni del substrato organico. E solo da queste alterazioni del substrato organico si può dedurre una unità nosografica, nel senso che, come abbiamo visto, le sindrome possono essere differenti e possono dipendere da diverse malattie organiche. Non è detto che si tratti sempre della stessa malattia.
alle volte si può essere, si può trattare di una meningoencefalite, alle volte può essere un tumore, alle volte può essere un'alterazione del circolo cerebrale, e tutte queste diverse malattie possono dare luogo ad un'unica, ad una sindrome simile nei diversi casi. Per esempio, possono dar luogo ad uno stato depressivo, uno stato depressivo può aversi agli inizi di una qualsiasi malattia organica, per cui è necessario anche appunto sapere queste cose per disporre i mezzi per una diagnosi differenziale adeguata, perché ovviamente se non si dispone di questi mezzi per una diagnosi differenziale non si può neanche provvedere ad un intervento terapeutico adeguato. Noi non abbiamo naturalmente alcuna speranza di renderci conto del significato di un sintomo finché non sappiamo se i casi morbosi nei quali esso si trova abbiano affinità patogeneticamente con quelli nei quali esso manca. Quindi necessità di stabilire una distinzione innanzitutto tra la sindrome e la malattia, e poi verificare in che misura un quadro tipico può essere indicativo di una specifica malattia organica. Vediamo un altro. Ecco, sull'essere essenziale, sull'essere affine decide in generale nella medicina clinica quasi sempre l'anatomia patologica. Questa però ha dovuto nella psichiatria superare delle particolari difficoltà tecniche. Questo spiega perché l'anatomia della corteccia cerebrale abbia sostenuto la psichiatria clinica soltanto relativamente tardi, ma non spiega invece perché molti ricercatori vogliono abbandonare ogni speranza di poter classificare i disturbi mentali in unità morbosa. Cioè, in questo caso il Bunke, che è un funzionalista e che mette in evidenza come c'è questa discrepanza tra le sindromi che rappresentano alterazioni delle funzioni psichiche e il quadro anatomopatologico di base che dovrebbe spiegare in maniera specifica la sindrome, insiste sul fatto che tuttavia questa unità morbosa, cioè l'entità nosografica, dovrebbe essere sempre tenuta presente come un'idea guida. È lo stesso concetto che poi esprimerà lo Jaspers, anche lo strutturalista integrazionista riconosce l'inadeguatezza dell'entità nosografica dal punto di vista clinico. Però, malgrado riconosca che non è possibile verificare e realizzare in maniera pienamente soddisfacente questo ideale sul piano clinico, tuttavia sostiene che è bene seguire questa linea guida, perché è l'unica che ci conduca ad una diagnostica differenziale il più possibile corretta e il più possibile utile anche per l'impiego poi dei trattamenti terapeutici adeguati. Ci riferiamo soprattutto alla psicoterapia, perché se noi non abbiamo un'idea precisa della natura, del quadro, della sindrome psicopatologica, non siamo in grado di distinguere se si tratta di un quadro che dipende da una malattia organica oppure che dipende da un conflitto di personalità, è chiaro che non possiamo neanche impiegare in maniera scientifica i rimedi più appropriati. Già da questo viene resa difficile la classificazione delle psicosi, e infatti la rassegnazione di Hoche, il quale vede nella ricerca di unità morbosa quasi la caccia di un fantasma, si riferisce specialmente a queste malattie funzionali. Cioè, si parla qui di malattie funzionali e si parla di psicosi funzionali soprattutto per quelle forme
che possono avere anche delle caratteristiche vistose, drammatiche, come possono essere le sindromi isteriche, con paralisi, cecità, oppure delle sindromi di carattere depressivo o ansioso, o panico, o disturbi del comportamento sociale, e quindi tutte quelle forme che vengono definite nel quadro delle nevrosi, delle psicopatie, assumono una caratteristica che è incompatibile col principio dell'entità nosografica, cioè non sono riducibili, non sono riportabili ad un quadro patologico ben definito. Quindi ci sono effettivamente dei quadri anatomopatologici ben definiti che danno luogo a dei disturbi psichici, e si presentano in forma cronica, in forma acuta si presentano come confusione mentale, in forma cronica si presentano soprattutto con esito sull'intelligenza, sull'orientamento temporospaziale, come la sindrome di Korsak, che dipende da un'intossicazione alcolica e che appunto porta poi come esito alla demenza, alla perdita dell'intelligenza e delle possibilità prestazionali di rapporto con l'ambiente, però esistono anche quelle forme che abbiamo definito come psicopatie, come nevrosi, nelle quali appunto non è dato di trovare un reperto sul piano anatomopatologico. Allora, sì, no, prima, quegli ultimi che hai fatto del... sempre Bumke? Di Bumke, sì, quei due ultimi che avevi fatto. Ecco, quindi qui viene messo in evidenza come le forme psicopatologiche e le sindromi psichiatriche possano presentare delle origini molto diverse. Tutti i luoghi di cura per alienati accolgono due sorte di malattie eterogenee, considerate secondo l'origine loro, le quali perlomeno immediatamente non passano l'una nell'altra, e sono le malattie cerebrali e le psicosi funzionali. Nella paralisi progressiva, nella lurgia cerebrale, nella demenza senile, nell'arteriosclerosi, nei tumori, al cervello, un processo patologico si innesta nel meccanismo cerebrale normale, lo distrugge, perlomeno lo disturba, ne derivano determinati sintomi nervosi come afasia, aparesia, cecità psichica, amnesia, demenza. Questi sono almeno in parte alcuni sintomi psichici, ma non sono performati nella nostra vita psichica normale e noi ci troviamo di fronte ad essi psicologicamente senza risorse. Possiamo bene registrarli, ma non interpretarli, cioè noi non siamo portati ad identificarci con queste manifestazioni. Queste manifestazioni ci danno un'indicazione della presenza di un qualche cosa che va al di là della possibilità di comunicazione empatica col paziente. In questo caso noi registriamo queste manifestazioni e in base a questa registrazione cerchiamo di fare una diagnosi di malattia cerebrale. Chi studia queste reazioni maneggia una patologia generale orientata secondo punti di vista neurologici che ha ben poco a che fare con la psicologia normale. Ne possiamo scoprire come parla un individuo afasico, ma il modo di procedere di costui non risveglia un eco immediato nella nostra coscienza. Tutte queste sono quindi reazioni organiche sottratte alla comprensione psicologica immediata, e qui dobbiamo tenere presente che ovviamente quando parliamo di comprensione psicologica intendiamo una comprensione psicologica dialettica, quindi immediata, non è che sia semplicemente immediata. Immediata potrà essere dal punto di vista dell'intuizione emotiva, ma deve essere corredata da una riflessione che va ben oltre una impressione immediata. L'impressione immediata può essere solo il punto di partenza per un ulteriore sviluppo che porta poi ad una vera comprensione psicologica, che è sempre una comprensione
personologica. Quindi in questa concezione funzionalistica, che è la concezione di Bohm, che è una concezione integrazionistica, si fa una ben precisa distinzione tra quelle manifestazioni psicopatologiche che sono da attribuirsi effettivamente alle psicosi organiche e quelle manifestazioni psicopatologiche che invece devono attribuirsi alla personalità. Vediamo il quadro successivo. Quella successiva. Ecco, non è necessario aver visto molti malati per sapere che all'infuori di questi si danno altri disturbi mentali, di cui siamo ben in grado di intendere le manifestazioni. Si può essere malati di mente anche in modo diverso da quello secondo il quale un processo organico si insedia in un cervello precedentemente sano, come farebbe un processo infiammatorio del polmone. Noi arriviamo così al concetto dei disturbi psichici funzionali. Le oscillazioni dell'umore, l'angoscia, la suggestibilità, gli errori mnemonici, le idee ipocondriache, melanconiche o di dubbio, tutto questo l'uomo normale conosce già nella propria coscienza e può quindi penetrare ben nella mente di quei malati dei quali questi caratteri sono patologicamente esagerati e deformati. Qui evidentemente appunto si entra in un'altra dimensione, che è la dimensione della comprensione. Ci sono quadri psichici nei quali il paziente esprime stati alterati che riguardano l'emotività o anche distorsioni per quanto riguarda i fenomeni della conoscenza e del rapporto di adeguamento alla realtà esterna, che però noi possiamo comprendere in funzione di quelli che sono i nostri stessi stati d'animo, l'analogia che noi stabiliamo con l'altro, soprattutto quell'analogia che, come abbiamo detto, comporta l'intervento della riflessione, perché nel rapporto con l'altro ciò che conta è il rapporto di riflessione, il rapporto cioè di soggetto e di oggetto, che può variare e può assumere anche delle caratteristiche drammatiche, delle caratteristiche problematiche che impediscono la comunicazione, che impediscono l'adattamento, che impediscono la relazione interpersonale, ma che noi possiamo comprendere in funzione di quelle situazioni conflittuali di cui noi abbiamo diretta esperienza. Perciò anche nella psicologia funzionalistica possiamo distinguere due orientamenti, un orientamento che si ripropone di considerare la psicopatologia secondo le due diverse prospettive, quello della spiegazione da un lato e quello della comprensione dall'altro, così come accade nella psicopatologia strutturalistica, perché anche nella psicopatologia strutturalistica noi sappiamo che si è presentata una analoga scissione. Se noi prendiamo quel quadro dello Schneider, ecco, in questo caso noi vediamo che abbiamo una contrapposizione tra i quadri psicopatologici che nascono da malattie ben precise, e noi vediamo elencate di tutta una serie di malattie, intossicazioni, paralisi progressiva, infezioni, altre malattie, eccetera. E dall'altro lato le varianti abnormi dell'essere psichico che comprendono le psicopatie, le personalità psicopatiche o nella terminologia funzionalistica le nevrosi. Nella concezione di tipo strutturalistico vediamo che assistiamo ad una progressiva rinuncia anche qui dell'ideale
originario dell'entità nosografica. Perché qual è il problema che è stato messo dal funzionalismo? Che i diversi tipi di reazioni, i diversi sistemi di adattamento dell'organismo all'ambiente, i quadri nosografici che si presentavano all'osservazione clinica, non avevano una specifica corrispondenza con le condizioni di malattia del sistema nervoso. Quindi conveniva il più possibile valutare queste reazioni in rapporto alla gravità o meno del disadattamento in funzione del carattere acuto o cronico che presentavano queste malattie, nel caso appunto della psicopatologia proposta dallo Schneider, vediamo che nella prima colonna, con conseguenze delle malattie, dovrebbero comparire le entità nosografiche secondo quella che era l'aspirazione del Kraepelin. Qui, per esempio, per quanto riguarda le meningoencefalite, che sono tipicamente rappresentate dalla paralisi progressiva, e si sarebbe dovuto indicare una sintomatologia specifica corrispondente a quella data meningoencefalite, ma noi sappiamo che di meningoencefaliti ce ne sono anche di altra natura, possono essere provocate da altri fattori infettivi o tossici e possono avere delle caratteristiche acute o croniche. È impossibile poter stabilire, in base ad una valutazione semplicemente psicopatologica, se il quadro clinico dipenda da questo o quell'altro fattore eziologico specifico. Alle volte, dal punto di vista clinico, questo è possibile evidenziarlo, ma lo si evidenzia non in base a quelle che sono gli aspetti, i vari aspetti del quadro psicopatologico, ma lo si evidenzia in base agli esami di laboratorio, agli esami neurologici, eccetera. Quindi la stessa psicopatologia psichiatrica strutturalistica ha abbandonato, per quanto riguarda le psicosi organiche, l'ideale dell'entità nosografica e essa stessa si è limitata a quadrare queste forme psicopatologiche secondo il criterio del decorso. Possiamo avere dei quadri acuti e questi quadri acuti possono dar luogo perciò alla situazione, ad un'evoluzione che porta al coma, cioè alla perdita della coscienza, e possiamo avere dei quadri cronici che portano ad un deterioramento della personalità del paziente e fino alla demenza. Esistono poi i quadri della ciclotimia e della schizofrenia che si ritiene debbano essere considerati di natura organica, quindi dovrebbero essere inclusi nelle psicosi organiche. Anzi, anche se appunto della psicopatologia dello Schneider vengono definiti come psicosi endogene. Psicosi endogene che però dovrebbero avere un fondamento organico, in base a che cosa? In base a quale criterio? In base al criterio dell'incomprensibilità, perché secondo la concezione dello Jaspers il concetto di incomprensibilità dovrebbe guidarci nella distinzione tra le psicosi e le psicopatie. Le psicosi hanno delle caratteristiche di incomprensibilità anche per quanto riguarda non solo le formulazioni del pensiero e le rappresentazioni, l'ideazione, ma anche e soprattutto
per quanto riguarda le reazioni emotive, perché sia nella ciclotimia sia nella schizofrenia le reazioni emotive dei pazienti portano l'individuo ad una astrazione, ad una separazione dalla realtà, per cui l'individuo appare come isolato in un suo mondo personale che non comunica col mondo personale dell'altro, comunica solo superficialmente, soltanto da un punto di vista puramente formale, ma non dal punto di vista delle emozioni. Le emozioni sono come congelate nel caso della schizofrenia, per cui si parla di autismo schizofrenico, mentre nella ciclotimia il paziente è come preso, afferrato da stati emotivi esclusivi che lo orientano o verso una tristezza radicale, una depressione che prende il nome di tristezza vitale nelle sue, sue forme più tipiche, assume le caratteristiche della sindrome di Cotard, con la spersonalizzazione, con la separazione dal senso della realtà che viene vista come una totale rovina, oppure va, entra nella dimensione opposta della esaltazione più sfrenata del sentimento dell'io, per cui l'io si sente onnipotente e valuta il suo rapporto col mondo in relazione, in funzione di questo suo sentimento che ovviamente lo porta completamente al di fuori dalla realtà. Pertanto, dicevamo, in una concezione strutturalistica di tipo integrazionistico, viene in definitiva accolto viene accolta l'obiezione critica del funzionalismo che mette in evidenza in sostanza la inutilità di ricercare in ogni caso attraverso la psicopatologia di formulare una diagnosi esatta del quadro anatomopatologico. Viceversa, ci troviamo di fronte, rispetto al funzionalismo, ad una valutazione particolare di quelle che sono le personalità psicopatiche e le personalità abnormi e in generale quelle forme che vengono chiamate nevrosi e nelle quali non si trova un riscontro sul piano dell'anatomia patologica. E da questo punto di vista il principio su quale si basa il funzionalismo, come sappiamo, è fondamentalmente quello dell'adattamento all'ambiente esterno. Quindi, parlando di sindromi, il funzionalista intende sostituire nelle sue forme più radicali e quello che era l'ideale dell'identità nosografica, cioè si parte dall'idea che le sindromi non sono una semplice associazione di sintomi, ma sono un sistema di un apparato predisposto per l'adattamento dell'organismo all'ambiente esterno e apparato che si slatentizza ogni qualvolta una malattia distrugge o elimina il normale sistema di adattamento che è stato adottato dall'individuo. Nell'individuo, come si sa, in ogni individuo biologico esistono diversi sistemi di organizzazione del sistema nervoso. Si è parlato perciò di un uomo encefalico, di uomo
di encefalico, di uomo mesencefalico, di uomo che si trova ad un livello superiore e che quindi ha tutte le possibilità di sviluppo e di differenziazione dei propri comportamenti, e di uomo che avendo essendo andando incontro ad una malattia delle più diverse nature si trova in una condizione encefalopatica dove le funzioni superiori vengono ad essere compromesse e dove vengono ad essere slatentizzate perciò le funzioni di livello inferiore. In questa prospettiva perciò il funzionalismo si ripropone di applicare degli schematismi neurologici servendosi del sistema delle tipi di reazione, nel senso che esistono nel sistema nervoso diversi tipi di reazioni, dai più differenziati ai meno differenziati, dove in condizioni normali il sistema di adattamento a livello superiore inibisce e rende praticamente latenti i meccanismi di adattamento di tipo meccanico o di tipo basato sui tipi di riflessi e di pulsioni biologiche elementari. Il controllo che è esercitato dal sistema nervoso superiore su questi automatismi, su questi comportamenti o istintuali o pulsionali, automatici, una volta che intervenga un processo biologico che inibisce e che mette fuori causa le funzioni del sistema nervoso superiore, le funzioni del sistema nervoso inferiore vengono ad essere slatentizzate e portano l'organismo a delle forme di adattamento all'ambiente di natura automatica, di natura pulsionale e di natura meccanica. Quindi la malattia mentale viene considerata da questo punto di vista più da sotto il profilo della localizzazione che non dal punto di vista della specificità dell'agente eziologico e del processo psicopatologico. Quindi da questo punto di vista il modello del tipo di reazione che viene proposto nella psicologia funzionalistica ha un carattere di aspecificità, nel senso che si ritiene che questi tipi di reazione dal più differenziato al meno differenziato possano essere provocati dai più diversi agenti eziologici che hanno un carattere aspecifico e quindi non si ritiene che si debba più parlare di entità nosografica, ma si debba piuttosto cercare di capire in che misura, in che proporzione un determinato quadro sindromico possa pregiudicare l'efficienza dell'intelligenza e la capacità di adattamento dell'individuo al proprio ambiente e possa modificarlo in qualche modo anche dal punto di vista ovviamente delle emozioni dei suoi sentimenti e dei suoi rapporti interpersonali. Questo modello dei tipi di reazione è stato soprattutto sviluppato da Adolf Meyer, che è praticamente il fondatore della psicopatologia e della psichiatria negli Stati Uniti. Si tratta di un modello funzionalistico che mette sullo stesso piano i fattori di carattere psicologico e i fattori
di carattere neurologico e di carattere sociologico, perché tutti questi fattori possono provocare una momentanea o definitiva alterazione delle strutture neurologiche che governano il comportamento umano, la sua ideazione, la sua affettività, e quindi possono determinare un disadattamento dell'individuo rispetto al suo ambiente, sia fisico e sia sociale, e quindi viene data molta importanza anche ai fattori sociologici. Per poter quindi valutare la differenza che esiste tra un orientamento funzionalistico e un orientamento strutturalistico, bisogna tenere presente anche la tendenza di ciascuno di questi due orientamenti verso un'impostazione riduzionistica o verso un'impostazione integrazionistica. Un'impostazione riduzionistica comporta sempre la riduzione dell'individuo, del suo comportamento, della sua ideazione ad una dimensione puramente meccanica, puramente elementare, che riduce l'uomo ad una sorta di automatismo. Nella concezione invece integrazionistica vediamo che accanto a questa concezione che potremmo definire neurologistica, perché pone e stabilisce una correlazione diretta tra la malattia neurologica e il quadro sintomatico psicopatologico, accanto a questa condizione si riconosce una possibilità di autonomia a quelli che sono i fatti psichici in quanto riferiti alla personalità. Questa posizione di autonomia della personalità è però considerata possibile in quanto riferimento ad una metodologia che è quella della comprensione, cioè si ritiene che in assenza di alterazioni anatomopatologiche e sulla base della comprensione di quelle che sono le esperienze dell'altro e in analogia a quelle che sono le esperienze dell'osservatore, sia possibile ricostruire una situazione anche di carattere psicopatologica notevole rilevanza clinica in funzione di quelle che sono le contraddizioni, i conflitti che sono presenti nella personalità. Quindi da questo punto di vista si riconosce un'autonomia al tema della personalità e si riconosce anche la necessità di una diagnosi differenziale, mentre invece la necessità di una diagnosi differenziale non viene riconosciuta quando si parte dall'idea che qualunque alterazione di carattere psichico e qualunque manifestazione, anche la più lieve, anche un'emozione particolarmente intensa, sia da riferirsi comunque ad un substrato biologico, perché in questo caso la manifestazione psichica perde qualsiasi autonomia e l'unico compito dello psicopatologo sarebbe quello di stabilire la correlazione tra il sintomo o complesso o anche assolutamente semplice, come può essere un'emozione di dubbio, un'emozione di ansia, un'emozione di attesa, anche queste singole, semplici manifestazioni dovrebbero essere riferite sempre ad un substrato anatomopatologico. Quindi in questo caso la diagnosi differenziale non ha più senso, perché noi abbiamo eliminato il tema dell'interiorità e della personalità e ci rivolgiamo esclusivamente a strumenti chimici, fisici, tecnologici per modificare un comportamento che noi teniamo deviante rispetto a quella che dovrebbe essere l'attesa che ci viene presentata dall'ambiente esterno, dalla società. La società
si aspetta da noi un comportamento che sia adattato, che sia conforme a quelle che sono le regole standard che sono state assegnate alla società in generale, ad ogni categoria, ad ogni singolo individuo, e qualora queste regole siano rispettate, l'individuo è considerato normale, e se non è ha un comportamento deviante, la correzione di questo comportamento deviante dovrà essere effettuata attraverso mezzi di carattere farmacologico, oppure attraverso condizionamenti che avranno sempre un carattere tecnologico e che considereranno l'individuo non come una personalità autonoma, ma come un comportamento dipendente dalle stimolazioni provenienti dall'ambiente esterno. Questo come panorama sommario che noi poi dovremo analizzare nei dettagli negli incontri che faremo successivamente. Ecco, quindi teniamo presente la grande varietà delle psicopatologie, delle psichiatrie delle quali noi disponiamo, che attualmente tendono però ad essere ridotte sempre ad un'impostazione neurofisiologica, perché si vuole ridurre la psichiatria, la psicopatologia, malgrado le grandi e diversificate problematiche che questo tipo di pensiero ha sollevato nel corso degli ultimi decenni, degli ultimi due secoli, insomma, si vuole tentare di ridurre tutto ciò alla dimensione neurofisiologica, cioè a ridurre l'uomo a una sorta di automatismo neurobiologico, in modo da poter usare sempre immancabilmente la metodologia delle neuroscienze. Sì, grazie. Teniamo presente che attualmente tutto questo discorso che noi abbiamo cercato di delineare nelle grandi linee è un discorso che non viene preso in considerazione attualmente nella discussione psicopatologica e psichiatrica dei nostri giorni, perché tutto tende ad essere riportato al meccanismi di carattere neurofisiologico e, come dicevamo, anche le stesse emozioni più elementari dovrebbero essere, secondo questa concezione, non viste in funzione di quella che è la problematica della personalità, dell'io, del soggetto, ma dovrebbero essere considerati come dei sintomi di un processo fisiologico che noi dobbiamo manipolare, dobbiamo cercare di adattare il più possibile a quelle che sono le esigenze del mondo esterno. Quindi per ogni emozione ci dovrebbe essere un farmaco adeguato per eccitare queste emozioni, oppure per suscitarla, oppure per cercare di attenuarla, di modificarla e di renderla utile per quello che è il processo di adattamento e di integrazione con l'ambiente. Ecco, queste valutazioni naturalmente